L'economia avvertenza Whirlpool, la multinazionale statunitense, ha comunicato che il 31 ottobre cesserà la produzione nello stabilimento di Napoli. Scioperi spontanei dei lavoratori. Sentiamo Giampiero Scarpati. Noi vogliamo lavorare e ci tolgono il lavoro. Siamo mamme, abbiamo il diritto di sorridere ai nostri figli e i miei occhi sono pieni di lacrime. La notizia è arrivata come una doccia gelata. Whirlpool ha deciso di chiudere lo stabilimento di Napoli tra 9 giorni. Dopo mesi di agitazione e false speranze per i 350 lavoratori dell'azienda che qui produce lavatrici di alta gamma, torna lo spettro del licenziamento. Le mie preoccupazioni sono quelle di un padre di famiglia con 2 bambini e ancora ad oggi praticamente non abbiamo risposte. È normale che a 50 anni noi dobbiamo uscire fuori senza essere tutelati. A convincere gli americani non sono bastati l'accordo del 2018 e i 200 milioni messi in campo dal governo. Pesa al calo del mercato, spiega la multinazionale americana, che conferma i 250 milioni di investimenti negli altri stabilimenti italiani. Proposta irricevibile, è un atto di guerra, tuonano i sindacati che dopo quello di oggi annunciano altri scioperi negli stabilimenti del gruppo. Domani scenderanno in piazza a Napoli. Noi non molleremo questo sito, lo difenderemo fino alla fine perché qui esce il nostro futuro e il futuro di tutti gli italiani. Per il ministro Provenzano quella di Whirlpool è una scelta grave e responsabile. Il governo mette l'impegno massimo su questa vertenza, dice il ministro Patuanelli. Il lavoro che stiamo facendo da mesi su Napoli è serio e lo continueremo. L'avvertenza Whirlpool esaminata a Palazzo Chigi dove si è concluso il Consiglio dei Ministri. Andiamo in diretta da Mario De Pizzo. Che ha anche dichiarato lo stato di emergenza per le zone colpite dal maltempo in Liguria, Piemonte e Sicilia. Poi a Palazzo Chigi è arrivato Fayez al-Sarraj, il leader del governo di Tripoli, con Giuseppe Conte ha discusso della crisi libica e di un'eventuale soluzione politica, ma chiaramente il primo dossier sul tavolo di Palazzo Chigi è sempre l'emergenza Covid, c'è un monitoraggio costante, si valutano eventuali nuovi interventi. Per ora è tutto. Ora l'inchiesta sulle zone rosse in Lombardia, indagato dalla procura.